Cardali, sti piromani Cardali. Via dalle palle, guarda che bello, no? È migliorato, è migliorato. A parte il fuoco, ragazzi, che è inguardabile. Ovvero il fuoco fa schifo. Cazzo. Stop. Non ci si può far nulla. Aia. Ottimo. Dobbiamo un attimo rimetterci sulla mano, dai. Ma non è Battlefront, bisogna ricaricare. Bene. Hai del viola? Hai del viola? No. Amanda in arrivo. Mi lascerà sulla nave di controllo. Bella. Bella, bella, bella. No, è divertente. Mi mancava, lo ammetto, cioè. Destiny comunque. Destiny e Destiny, c'è poco da fare. Poi sono stati dei figli di puttana nel primo. Oh, c'è un bossone. Cazzo. Onorato, figa, onorato di fare la tua conoscenza. Di spaccarti il culo, vorrei dire. Ciao ciao. Ecco, ho droppato il viola. Ah, vabbè, sto chiudendo. Proprio mentre gli volavo in faccia. Bene. Zavala, c'è la pettinata della nostra titanide. Però noi eravamo rosse, quindi. Tieniti la rifaremo. Forte. Ecco, una cosa che mi piacerebbe fosse inserita in Destiny 2 sono le battaglie con le navi, tipo come fecero vedere in uno dei livelli finali, forse il livello finale di Halo Reach. No, il livello finale di Halo Reach era nel deserto, tipo quella città dove... No, in Halo 4 c'erano le battaglie navali, in Halo 4 era. Che non era già più Bungie, vabbè. Ok, ci siamo. Però adesso va a distruggere. Le godrei davvero. Darebbero anche più significato al fatto di collezionare le navi, di potenziarle. Non solo un valore estetico, ma anche di gameplay. Sarebbe bello come cosa. Speriamo l'abbiano messa. Io, ragazzi, non ho seguito niente. Ho solo prenotato il gioco perché vorrei provarlo. Allora, qua ci sta facendo giocare ancora. Immortale nave ammiraglia, va bene. Io direi che magari continuo a registrare, poi dividerò il video in due. Ma proseguiamo a questo punto. Però pompa alla mano. Devo andare qua su. Però c'ho solo 4 colpi io. Allora facciamo così. Buono. L'ologramma ci aiuterà. Diamo un'occhiata. Bravo Spettrino. Il generatore di scudi dovrebbe trovarsi alla base della nave. Le spalle, madonna, fiero. Toh. Bella bomba di vuoto. Male non fa mai. Bellissimo. Sì, dà proprio soddisfazione. Dà proprio soddisfazione. Sparare. Orca troia, cos'è quello là? Io non ho. Vabbè, allora facciamo così. Corri. Merda. Caro mio. Com'è la situazione? Sono a corto di munizioni. La mia pistola fiammeggiante si sta esaurendo. Notizie da Ikora? Nessuna da quando è andata a cercare l'oratore. Informazione! Avvicinatevi a me! E graficamente
È più pulito, sì. È migliorato, un po' più di effetti. Le texture sembrano un po' più curate. Nel primo sgranavano abbastanza quando ti avvicinavi. Bellino. Tanto alla fine Destiny è sempre proposto un gameplay che, ripeto, nonostante i suoi passi falsi, era davvero godoso. Oddio, chi sei tu? Mamma mia, manco si scalda, sta vaporella Polti. Non mi piace tantissimo, non rincula molto, però abbastanza cattivella, eh. Minchia, questi guardali come vanno. Beh, col pompa non si scherza, su Destiny. No, sono tutte scariche, quindi guarda, facciamo la vecchia maniera. No, facciamo prima. Allora, qua dentro cosa c'è? Un gazzo. Un incendiario di merda. Oh, cecchino. Pulo nei denti di merda. La lama inflessibile. Cala puttana. Io devo capire come fare quella merda di barriera. E sicuramente la difficoltà della missione sarà sul normale, perché però ripeto, abbiamo un titano che mi sembra fortissimo. No, è un livello base, quindi. Sì, è un livello 20. Aspetta un attimo. Potere 200, livello 20. Ah, livello 20 su 2. Cosa vuol dire? Boh. Raggiungi il generatore di scudi qua. Comunque mi sembra molto forte questo titano. Nonostante. Ah, fanculo. Via, via, via. Non scudi. Ok. Dai, lama ingiuriosa. Via. Cazzo, quanto picchia questo. Però il livello della missione secondo me è impostato sul facilotto andante, perché i leggendari sono già morti, secondo me. Beh, non da fare in compagnia a livelli molto alti di difficoltà, almeno. Vacca boia, ho fatto una cazzata mia qua. Se sapessi come cazzo si mette lo scudo. Sono capace. Dove sei? Tardo. Boh. C'è anche l'animazione di morte simpatica, devo dire la verità. Oh, cecchino di me. Sì, vabbè, dalla distanza però non si tiene st'arma. Sta lì, si è buggato. Dove devo andare? Ma questo, oh, non mi dispiace questo fucile d'assalto. Carino. Non è il mio bieco di un tempo, però trovo abbastanza simpatico, interessante, diciamo. Magari da provare in PvP. Scendo? Posso? Il generatore dovrebbe essere più avanti. Aspetta che ricarico. No, ce l'ho già carico. Anche questo.
Direi di sì. Porca puttana, questo qua ti scoppia nei denti, mamma mia. Ha quattro colpi, ma ti risolve la magagna, eh. Un bel pompetta. Facciamo così. Gli incontri ravvicinati. Top. Tana, no. Via, via, via. Vabbè, ma... cioè, facca tra Capitan America. Balla, balla con la super. No, no, no. Capitan America non si batte. Ferdi Mix balla, vabbè. Ballo quando vabbè. Riesco. Distruggi le turbine e gli scudi si dissiperanno. Così? No, devo sparare sempre al centro? Non lo so. Ah, questa è la turbina, vacca boia. Sì, proprio così. Ancora? Ma muoio se vengo qua? Ah, è un pochino sì. Sono stato in gamba. Finta di niente. Questa l'ho rotta, va bene, siamo felici. Questa non ci arrivo. Ma morirò tantissimo io qua. Se io ci tirassi una bella granata, tipo così. Non si è rotto. Provo a buttarmi qua io. È l'unica. Ah, vedi come danno fastidio. Io provo a fare un robo così. E giù. Ok. Temperatura si sta alzando, funziona! Sì, però zio, adesso qua rischio la pelle, eh. Cazzo! Ma no, ma vaffanculo, madonna! Parte bastarda! Non ricordavo così intrego, però a muoversi il... nostro amico titano. Giù e giù. Yes. Zavala, ce l'abbiamo fatta. Gli scudi sono disattivati. SFX only. per i sordi. Via, via. Amanda, stiamo per uscire. Amanda, ma che cazzo dici? Sto fuoco però, madonna. Quanto è brutto. Come mai? Come usciamo da questa situazione? Non potete. Oh oh. Chi è? Benvenuti. Carcarlo Pravettoni arriva. Lo spaccano. No, non abbiamo più il potere. C'è senza che non va. Senza di lui, eh? No, che gli spettri. Aia. Lo ripariamo. Non osare guardarmi, verme. Madonna. Sei che figata. Debole. Impudente! Ti nascondi dietro a una muraglia! Non hai coraggio! Hai solo dimenticato la paura di morire! Lascia che te la ricordi!
No, il nostro spettrino. La tua specie non ha mai meritato alcun potere. E io sono Gaul. E la tua luce. Aia. È mia. Fico. Vacca boia. Gaul. Questo sì che è un bel inizio. Già, già, già. Intrigante. Sì. E ci ritroviamo sulla schermata che ormai ha fatto storia, direi. Apri navigatore, diamo solo un occhio alle varie destinazioni. La spirale invertita, l'assalto che vedremo sicuramente. Apri la lista degli amici che non mi interessa. Ragazzi, il crogiolo. Il crogiolo, sì. Il crogiolo, lo vedremo. Competitiva, il crogiolo. Vabbè. È la solita, qua ci sono i miei amichetti che sono già pronti a darsi battaglia. E altre cose. Niente, direi che è la solita roba. Le navi per il momento sono come nel primo. Vedremo più avanti se ci sarà qualche cosa che andrà a implementare un qualche combattimento spaziale. Sarebbe davvero fico, signori. Noi ci risentiamo ad un prossimo video. Finché dura la beta vi porterò qualcos'altro. Abbiamo visto queste prime missioni che vanno ad introdurre quella che sarà la storia in Destiny 2, l'ampliamento dell'universo che porterà Destiny 2. Il feeling, nulla da dire, nulla da dire. Lo shooting Bungie, ripeto, a me piace tantissimo, mi sono trovato bene, è stato bello ritornare su Destiny e penso che vedremo Destiny comunque sul canale, sperando che non ci sia come al solito qualche manovra mafiosa come fu per il primo capitolo che mi fece abbandonare il titolo in malo modo, quando ancora il titolo l'avrei giocato molto volentieri. Ci vediamo ad un prossimo video, ragazzi.